Ciao a tutti amici del mio canale YouTube e benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi vi spiegherò come scaricare e installare The Sims 4 in italiano per i vostri PC. La guida non è delle più semplici, secondo il mio punto di vista, però se seguirete bene tutti i passaggi vedrete che il gioco partirà senza problemi. Non è neanche un gioco molto leggero, quindi controllate i requisiti minimi che vi lascerò da qualche parte, magari o adesso nel video oppure nella descrizione, più probabile nella descrizione, per vedere se il vostro computer è supportato. Ovviamente è un po' pesante, ma non arriva ai livelli di giochi come Battlefield o, non lo so, Call of Duty, Assassin's Creed, quindi non è pesantissimo, però non è neanche molto leggero. Guardate bene i requisiti che vi ho lasciato nella descrizione così da to togliervi ogni dubbio. Allora, la prima cosa che dovremo fare è andare nel primo link che vi lascerò in descrizione dove troverete il file torrent del gioco. Anche se sono passati pochi giorni, abbastanza veloce come torrent, a me andava un mega e due, così ci ho impiegato 2 ore di download. Sono 8 giga e qualcosa, però se avete una buona connessione vi assicuro che Torrent non è velocissimo, però non è neanche molto lento. Infatti moltissime persone al giorno si stanno mettendo a scaricare questo gioco. Quindi scaricate il gioco dal link che vi metterò in descrizione, il torrent del gioco, e lo dovrete aprire con un qualsiasi torrent, client torrent. Io uso BitTorrent e vi lascerò il link di questo anche in descrizione. Io ovviamente questa procedura già l'ho fatta, quindi andando nella mia directory di download troveremo appunto la cartella di download del gioco The Sims 4 PC Full Game Origin Multi 17 No Steam. Allora, come prima cosa dovremo avviare The Sims 4 Origins No Steam Part 1, cioè la parte 1. Come dice il primo file di testo, non dovremo estrarre gli altri due pacchetti perché si estrarranno automaticamente durante la procedura di installazione. Perfetto, una volta che si sarà aperto l'interfaccia dell'installazione del gioco, vi consiglio di lasciare la directory predefinita di installazione che sarebbe in disco locale C Games, quindi creerà una cartella chiamata Games nella root del vostro disco locale C. Nel caso voi vogliate provare a cambiare directory, io per sicurezza non l'ho fatto perché questo gioco, sinceramente, essendo la prima release, ha molti problemi, quindi volevo andare sul sicuro. Voi per sicurezza lasciate così, andate in browse e selezionate una directory di vostra scelta che vi piace e andate sempre avanti, fate install. L'installazione inizialmente non è proprio velocissima in quanto dovrà estrarre, come detto prima, anche questi altri due pacchetti. Non li estraete manualmente, come dice questo, perché, come ripeto, non andrà a buon fine l'installazione. Io ovviamente cancello perché già l'ho fatta. Una volta terminato l'installer, vi si aprirà Origin. Questo perché, purtroppo, come ripeto, essendo la prima release, ops, ho sbagliato, del gioco, bisognerà per forza essere loggati in Origin per poter usufruire appunto del gioco. Senza quest'ultimo, purtroppo, The Sims non si avvierà in nessun modo. Quindi io adesso devo andarlo a ricercare perché non mi sono fatto il collegamento molto intelligentemente. Allora, dovrebbe essere qui. Ecco, vi si aprirà l'interfaccia di Origin, che è questa qui. Io ho già loggato, quindi vedrete un attimo che, ecco, questa interfaccia qui dove vi chiederà un ID e una password, quindi un'email e una password. Come ripeto, io ho già loggato, ma dovrei poter disconnettermi. Ok, vi troverete davanti a voi questo. Voi, se avete un account con giochi acquistati su Origin, sarebbe sconsigliato utilizzare quello perché magari se vi bloccano l'account perché vedono che state giocando a una copia non autorizzata del gioco, potreste perdere tutto quello che avete dentro. Quindi se avete un account idiota come quello che ho io adesso, lo state vedendo, ha un nome abbastanza imbecille, dentro non vi è nulla. Infatti l'ho creato esclusivamente per giocare a The Sims 4. Per fare ciò vi basterà cliccare su crea un account e inserire le credenziali di accesso. Se invece avete un account dove non avete acquistato giochi originali e l'avete magari vuoto, potete tranquillamente utilizzare quello. Io intanto ovviamente sbaglio password, mi
Allora, sembra sia questa, sì. Ok, perfetto. Una volta che siamo qui, dovremo iniziare a disabilitare l'antivirus, in quanto il secondo link che vi metterò in descrizione sarà una patch che contiene anche dei file craccati, quindi una patch modificata per andare sul gioco craccato. Questo farà sì di correggere tutti i bug riferiti, per esempio, all'antipirateria che è stata inserita, quindi la censura che vi blocca tutto il gioco che diventa tutto schermo, e tutti i crash riferiti ai viaggi e alla definizione massima del gioco, perché in alcuni casi se si aveva la definizione massima del gioco, il gioco poteva crashare anche se si aveva una buona macchina. Altra cosa invece era che quando si partiva per un viaggio il gioco puntualmente crashava e si bloccava. Con questa patch, che è nel secondo link, come ripeto, che vi lascerò in descrizione, che è questo qui di deposit file, voi cliccate su scaricamento regolare, aspettate 60 secondi e inserite il codice CAPTCHA, che non sarà altro che cioè quel codice da inserire, che voi leggete, dovete inserire per verificare che siete umani, e scaricatevi il pacchetto. Ora io ovviamente non lo rifaccio perché già l'ho scaricato, pesa 256 MB, non è tantissimo, si scarica in davvero poco tempo. Come fare per installarlo? Allora, per installare questa patch dovremo andare nel directory di installazione del gioco e copiarci all'interno la patch. Quindi, se avete lasciato la directory predefinita, sarà in disco locale C, Games, The Sims 4, e qui appunto avremo tutti i file di The Sims. Come vedete, io già l'ho copiata, ma comunque vi basterà prendere il file e trascinarlo all'interno della directory di installazione. Una volta fatto questo, lo avviamo sempre come amministratore, mi raccomando, e vi basterà cliccare su install. Sarà una velocissima installazione, ci impiegherà un nanosecondo, e una volta installata questa avrete il gioco aggiornato appunto con la patch per i crash. Quindi niente più crash quando si viaggia, potete tranquillamente mettere la definizione massima, l'ho testato personalmente, ho giocato in tutto full, quindi il gioco a definizione massima funziona perfettamente, e ho eseguito un paio di viaggi per vedere se il gioco funziona, funziona tutto. Quindi ok, quindi siamo a posto, ho detto 50 volte quindi. Per far sì che il gioco sia in italiano, vi basterà cliccare su sempre nella directory di installazione, scorrendo troverete tutti questi file con le varie lingue. Voi cliccate su quello che si chiama it-it, lo avviamo, vi farà questo, diciamo, avviso, voi cliccate su sì e ci dirà che i chiavi e le valori aggiunti in C-Games sono stati appunto inseriti nel registro di sistema. Voi fate ok e avete tradotto il gioco in italiano. Perfetto. In teoria la procedura è terminata qui, infatti potete tranquillamente ora avviare il vostro The Sims 4 dal collegamento che vi avrà inserito nel desktop. Per essere sicuri, mi raccomando, fate tasto destro sull'icona, ovviamente se il mio computer decide di funzionare, e su proprietà, incompatibilità, selezionate la spunta, i livelli di privilegi, attivare l'avvio come amministratore. Voi mettete la spunta e cliccate su applica. In questo caso l'ho fatto e clicco ok. Perfetto. Su un buon 50% delle persone che guarderanno questo video, la procedura è terminata con successo. Perché il 50%? A molte altre persone potrebbe dare un paio di errori. Quando si copia la file The Sims 4 Origin Patch Crash, si potrebbero verificare errori del file PAR. Questo che cosa significa? Significa che non avete disabilitato l'antivirus al momento della copia dei file. Quindi, se non avete fatto ciò, l'antivirus avrà rilevato la patch craccata e avrà cancellato un determinato file DLL. Questo comporterà il non funzionamento del gioco e appunto farà avviare quell'errore lì, quindi che manca un file PAR. Per risolvere questo è davvero molto semplice, dovrete andare nel vostro antivirus, che io ovviamente qui non ho perché sono intelligente, quindi ho il mitico Windows Defender, e appunto dovremo disattivarlo. Io in questo caso l'ho già disattivato, ma comunque dovrete disattivare l'antivirus, e appunto una volta disattivato l'antivirus
dovrete disinstallare il gioco, reinstallarlo sempre con l'antivirus inattivo e ricopiare, come ho fatto vedere prima, quindi andando in disco locale C Games, ricopiare di nuovo il file Sims 4 Origin nella cartella di installazione, riavviarlo e poi ricliccare sul file it-it. Quindi qui abbiamo risolto l'errore del file mancante.par. Nel caso voi cliccate due volte sul logo dell'applicazione di The Sims 4 e non vi fa nessun errore e il gioco non parte, significa che vi mancano due componenti aggiuntivi di Microsoft. Questi componenti aggiuntivi sono il Visual C++ per Visual Studio 2013 per 86 e per 64. Io vi lascio il link di questi due pacchetti di installazione dal sito di Microsoft. Voi cliccate su Scarica, selezionate questi due in quanto il primo sarà per i computer con processori ARM. I processori ARM, scusate, cioè i tablet, quindi a voi non interessa più che altro Surface, Surface Pro, tutta quella merdata lì. Voi selezionate il vCredist, come si dice, per 64 per 86 e cliccate su avanti. Una volta scaricati anche questi, andate nella vostra directory di download e li avviate uno per uno. Ora vi mostro. Io in questo caso ripristina, disinstalla perché già li ho installati. Voi cliccate su installa, sarà un'installazione di mezzo secondo anche questa. Installate prima la 86 e poi la 64. Mi raccomando, in quest'ordine perché sennò potrebbero verificarsi dei problemi. Una volta eseguito questo, riavviate il vostro computer e il gioco funzionerà al 100%. L'ho testato io, ho cercato anche di disinstallarmi questi componenti e di installare il software con l'antivirus attivo per proprio riscontrare questi errori, li ho riscontrati e con questi due metodi sono riuscito a far funzionare il gioco. Spero che questo video vi sia stato utile, se lo è stato mettete mi piace, commentate e iscrivetevi. Io vi rimando al prossimo video, vi ricordo che questo è un gioco bellissimo, quindi se vi piace vi ricordo di aiutare i sviluppatori acquistandone una copia originale. E nulla, io vi rimando al prossimo video, spero che questo vi sia stato utile, ciao e alla prossima!